qui con il dirigente di Iorio dell'Eagles. Oggi purtroppo non è arrivata la vittoria in questo derby, ma comunque è stato combattuto fino all'ultimo. Cominciamo dai complimenti agli avversari, che hanno fatto una bella partita, e anche ai nostri ragazzi che ce l'hanno messa tutta. Purtroppo l'unica recriminazione che abbiamo dalla partita è che sul 2-1 loro l'arbitro, secondo me, ha preso una svista sul tiro libero che andava battuto 3 metri avanti e ce l'ha fatto battere dalla posizione, però va bene così, sono stati bravi loro, è andata male e niente, proseguiamo il nostro cammino che è al di sopra di tutte le aspettative, perché è il primo anno di Under 21 che facciamo, quindi stiamo andando bene, siamo contenti, i ragazzi vanno bene, avete visto pure voi l'impegno che ci hanno messo stasera e fino all'ultimo minuto ce l'hanno messa tutta, purtroppo sono stati bravi pure loro, quindi complimenti a loro e noi andiamo avanti per la nostra strada, cercando di far bene, ecco. Appunto, questa sconfitta nel derby forse ridimensiona il progetto oppure si continua ad andare avanti così? No, noi anzi, questo sarà sicuramente stimolo a far meglio e a cercare di raggiungere questi playoff che all'inizio dell'anno sembravano proprio un sogno, invece stiamo là, diciamo che vediamo alla fine, tireremo le somme, adesso per il momento, oggi è andata male purtroppo, era una bella occasione per stare attaccati alla vetta, purtroppo, ci hanno superato pure. Siamo con Trobbiani, allenatore in seconda dello United Aprilia. Oggi quanto è stato importante vincere questo derby? Molto per innanzitutto per il proseguo del campionato, poi il derby aprigliano qui è sentito specialmente dai ragazzi che frequentano la scuola sia Rosselli che Meucci, quindi si conoscono tutti, però questa vittoria ci ha permesso di scavalcare loro in classifica e comunque veniamo da buone uscite e anche da un ottimo gioco come è stato espresso oggi. Sicuramente questa vittoria dà il là forse al rush finale che vi vedrà protagonisti. Ma guarda, noi siamo partiti benissimo, nonostante questa è la prima Under 21 di questa società e abbiamo avuto una leggera flessione sotto le vacanze di Natale e ci siamo ripresi benissimo. I ragazzi sono consapevoli dei propri mezzi e credo sostanzialmente di arrivare tra le prime posizioni a fine campionato.